Buonasera a tutti e grazie per essere qui. Vorrei molto rapidamente, a nome della Scuola Normale e mio personale, dare un benvenuto molto caloroso a Massimo D'Alema, che viene alla Scuola Normale, che torna alla Scuola Normale. Lui è un normalista, come tutti sappiamo, e ogni volta che rimette piede alla Scuola Normale siamo contenti di avere fra di noi una persona che ha onorato molto la scuola, un normalista che torna a casa. Nella serie dei venerdì del direttore di quest'anno noi abbiamo avuto Vittorio Gregotti nello scorso mese, che ci ha parlato dell'identità europea nell'architettura. Massimo D'Alema, momento attuale, dedica una parte considerevole delle sue energie alla Fondazione Italiani Europei, di cui è presidente, e che è una fondazione di cultura politica, la quale, e leggo da, una parte della documentazione pubblica che la fondazione ha distribuito, è una fondazione di cultura politica che si pone il problema di contribuire alla formazione di una nuova classe dirigente che non è immaginabile, così qui è scritto, secondo me saggiamente, senza un radicamento di una tradizione. Che cosa vuol dire in questo senso l'avere una tradizione nazionale in una Italia che è parte dell'Europa? Il tema della conferenza che Massimo D'Alema ci fa oggi, e gliene siamo molto grati, è i nuovi confini della civiltà europea, riflessioni sulla politica estera italiana. Chiedo scusa, parlerò in piedi, ma da qui, che il tavolo in questo modo è in grado di contenere le mie carte, che altrimenti... Io vi ringrazio molto per avere l'onore di poter parlare in questa sede. L'Europa è alla vigilia di scelte molto importanti per il suo futuro. Il Consiglio europeo di Nizza si terrà nei prossimi giorni, si riunirà per concludere la conferenza governativa per la revisione dei trattati. Si tratta di una scadenza di grandissimo rilievo e le decisioni che verranno prese sono destinate ad avere un'influenza di lunga durata sull'avvenire dell'Unione. Questa conferenza si conclude in un momento di grande incertezza e di grande inquietudine per l'Europa. La debolezza dell'euro, che in diversi paesi sono suscitati dalle prospettive di un allargamento dell'Unione Europea, le tensioni tra i governi nazionali o alcuni fra essi e le istituzioni comuni, Parlamento e Commissione, segnano un momento di particolare difficoltà, di tensione e di inquietudine, ha detto, parlando l'altro giorno alla Camera, il Presidente del Consiglio Giuliano Amato. L'apparente tecnicismo delle questioni al centro del confronto, che riguardano, come è noto, le istituzioni e le regole, non deve ingannare. La sostanza è molto rilevante. Tocca la concezione stessa dell'Unione Europea, il futuro dell'unità del nostro continente. Il tema del voto di maggioranza, ad esempio, investe la sostanza del patto europeo. Superamento del potere di veto è il superamento della concezione dell'Europa come accordo diplomatico fra Stati. È l'avvio concreto di una comunità che decide normalmente a maggioranza, salvo l'eccezione della unanimità. L'appunto del voto, però, è il fatto che i voti non si calcolano più per Stati, ma tenendo conto della consistenza dei paesi, del numero degli abitanti, è l'introduzione di un principio democratico essenziale, senza il quale il voto a maggioranza non avrebbe senso. Ed è anche questo un altro elemento costitutivo
di un'istituzione politica comune che supera la logica del patto interstatale. La riforma della struttura della Commissione, infine, tende a configurare l'Europa sempre di più, l'istituzione europea sempre di più, come un governo europeo e non come una somma di rappresentanze nazionali. A questo si aggiunge il tema cruciale della cooperazione rafforzata, della possibilità, cioè, per gruppi di paesi dell'Unione di avviare tra di loro forme più strette di cooperazione rispetto a quelle previste dai trattati. Possibilità questa non contraddittoria con il rafforzamento delle istituzioni comuni ed anzi in una certa misura complementare, nel senso che in una forte Europa politica bisogna considerare la possibilità di processi di integrazione a velocità diversa, se vogliamo fondare non club esclusivi, ma dare vita ad esperienze aperte che siano di esempio e di stimolo. D'altro canto, l'esempio più noto, più significativo di cooperazione rafforzata è l'euro, che come è noto non riguarda tutti i paesi dell'Unione, ma costituisce oggi un esempio, uno stimolo di grandissimo rilievo per il processo dell'unità europea. E mi sembra difficile che un tema cruciale come quello della difesa europea possa produrre risultati significativi senza una possibilità di cooperazione rafforzata tra i paesi dell'Unione che hanno la capacità militare e la volontà di collaborare tra di loro. Come si vede dunque, i temi squisitamente istituzionali sono molto significativi, al di là del loro apparente tecnicismo. Poi sullo sfondo di questi temi istituzionali è venuto via via emergendo in questi giorni come grande novità, possibile pilastro, concezione più avanzata dell'unificazione dell'Europa, il tema della Carta Europea dei Diritti, che noi l'Italia, vogliamo venga collocata nei trattati, con un riferimento all'articolo 6, considerando la Carta Europea dei Diritti, poi torneremo su questo tema, come l'avvio di un vero e proprio processo costituente per l'Europa. Siamo dunque ad un passaggio che può e deve rappresentare, io ritengo, la conclusione di una lunga fase e un nuovo inizio, l'inizio di un processo costituente in grado di dare all'Europa istituzioni forti, capaci di decidere, capaci di costituire sempre di più un potere democratico sovranazionale, lo strumento di un'Europa potenza civile, la costruzione di un nuovo ordine internazionale. Istituzioni forti sono anche la condizione perché possa procedere l'allargamento dell'Unione Europea. Quello che forse con una parola migliore, la parola allargamento è una parola molto brutta, si deve chiamare la riunificazione dell'Europa. L'unificazione dell'Europa dopo la caduta del muro di Berlino in una comunità politica unica, fondata sui grandi valori della democrazia. Naturalmente queste scelte di natura politico-istituzionale devono essere misurate in relazione alle grandi sfide concrete, quelle che riguardano la vita dei cittadini, non le istituzioni, che l'Europa ha di fronte a sé in questo passaggio d'epoca. La sfida del lavoro e dell'innovazione, preferisco questa formulazione a quella della competitività, cioè la sfida di quella grande trasformazione
non solo tecnologica, ma sociale, che è il passaggio ad un'economia fondata sulla conoscenza e sulle tecnologie dell'informazione, con le opportunità che questa fase nuova offre per un'Europa in cui ci sia la piena occupazione, questo è l'obiettivo lanciato dal Consiglio europeo di Lisbona, ed anche, io aggiungo, un lavoro di buona qualità, cioè un lavoro nel quale sempre di più sia possibile realizzare se stessi, le proprie capacità, la propria intelligenza, le proprie vocazioni. Questo grande obiettivo, che potrebbe sembrare un obiettivo utopistico, appare invece in una prospettiva ragionevole, 5-10 anni, un obiettivo raggiungibile dall'Europa se unisce le sue forze, se le proietta verso grandi investimenti e scelte coraggiose nel campo della innovazione. A questo si lega il secondo tema, che è quello di un nuovo patto sociale. La rivoluzione che stiamo vivendo non è soltanto una rivoluzione che tocca l'organizzazione della produzione, il rapporto tra la produzione e la scienza. In realtà investe l'organizzazione sociale, mette in discussione un vecchio compromesso sociale e tuttavia propone all'Europa una sfida assai complessa, se cioè noi saremo in grado di dare vita ad un nuovo compromesso sociale che non neghi i valori fondamentali di inclusione, di socialità, di solidarietà, che sono valori costitutivi della civiltà europea. Abbiamo bisogno di istituzioni europee forti per affrontare la priorità ambientale e il tema della difesa e della promozione della salute. La vicenda della cosiddetta mucca pazza è una vicenda che ci parla anche della debolezza istituzionale dell'Europa, non soltanto delle aberrazioni che la ricerca del profitto per il profitto senza regole possono determinare. Ci parla anche della debolezza degli strumenti istituzionali, politici, delle regole, degli strumenti di controllo, della impreparazione della comunità internazionale a fronteggiare un'epoca in cui la globalizzazione dell'economia non si accompagna ad una crescita di strumenti democratici che siano in grado di controbilanciare il rischio di un dominio dell'economia. La sfida della sicurezza contro il crimine, la sfida del governo comune, che non può che essere comune, di quel grande fenomeno migratorio che propone ai governi e alle società europee grandi problemi non solo sul piano della sicurezza, ma sul piano sociale, culturale e antropologico. Dunque noi abbiamo bisogno di Europa. Ne abbiamo bisogno non per un riferimento retorico ad un europeismo di maniera, ma ne abbiamo bisogno perché su nessuno di questi temi che toccano in modo vitale l'avvenire del nostro paese, l'avvenire delle nuove generazioni, noi riusciremo a farcela senza istituzioni europee più forti, senza politiche comuni, senza un potere democratico dell'Europa capace di incidere realmente sulle scelte che contano. Riuscirà l'Europa con le sue istituzioni, con le sue politiche, con la sua forza e con la sua civiltà a proporsi come uno dei soggetti intorno a cui costruire un nuovo ordine mondiale? Questo è il grande interrogativo. Voi sapete anche che c'è chi pensa che la civiltà europea è un peso, è un ingombro rispetto alle esigenze della competitività e della sfida della globalizzazione. Il problema del mondo di oggi è proprio quello di una globalizzazione economica, finanziaria, a cui non fa riscontro una global governance, e cioè una crescita di strumenti e di istituzioni
in grado di garantire un equilibrio nuovo tra le ragioni dell'economia, le ragioni della democrazia, le ragioni dell'affermazione dell'uomo, dei suoi bisogni. In fondo, nel secolo che abbiamo alle spalle, questo equilibrio è stato garantito dagli stati nazionali, quali hanno garantito, attraverso il patto sociale, la coesistenza fra le ragioni della crescita e quelle della socialità e della democrazia. Nell'epoca dell'economia globale abbiamo bisogno di istituzioni globali, o perlomeno più realisticamente di una rete di istituzioni sovranazionali che siano in grado di fare crescere regole e politiche sul piano sovranazionale. L'Europa deve e può essere uno dei grandi soggetti di questo nuovo ordine internazionale. I singoli paesi non ce la possono fare. Ma vedete, perché si affermi questo processo, io credo che dobbiamo spingere la nostra riflessione più a fondo. Dobbiamo cercare di capire quali sono le basi che dobbiamo dare al processo dell'unificazione europea. Vi è stato chi ha obiettato che è molto difficile costruire un castello di istituzioni e regole laddove non vi sia un demos, cioè un popolo, una civiltà, un sentire comune, un mondo di valori e di principi condivisi. Esiste questo in Europa? In che misura e in che modo noi possiamo portare in primo piano i valori e i principi di una civiltà europea, perché essi siano il fondamento di un processo politico istituzionale, che altrimenti rischia di essere lontano dal sentimento di milioni di persone? Che cosa oggi insidia la crescita di una coscienza europea? Non soltanto dal di fuori, ma anche dall'interno del nostro continente. Questi sono gli interrogativi a cui vorrei cercare di dare qualche abbozzo di risposta. Una rivista americana, New Perspective Quarterly si chiama, ha pubblicato un dialogo, che può apparire un po' strano, ma molto, molto interessante, anche divertente, fra il premio Nobel per la pace Shimon Peres e un grande regista di Hollywood, Sidney Pollack. E a un certo punto di questo dialogo, questo regista americano dice la forza dell'America sta in un paradosso. Noi non abbiamo una tradizione e quindi non esiste un problema di tutela della nostra tradizione. Tutto quello che viene è buono. Non abbiamo nulla contro cui dobbiamo difenderci. L'America non ha paura del cambiamento, perché è il cambiamento la nostra cultura. È un'espressione molto bella che racchiude questa frase, è il cambiamento la nostra cultura. Non temiamo il cambiamento, che racchiude forse il senso più profondo della forza di questo modello americano. Ma noi ci dobbiamo domandare, la tradizione europea, la civiltà europea, è un fardello, è un peso, o può essere una risorsa di fronte ai problemi e alle sfide che l'umanità vive oggi? Questo io credo sia, perché, l'interrogativo più di fondo. È anche il terreno di una sfida culturale. Vi sono forze, per esempio, che interpretano il processo europeo in chiave esclusivamente economicistica, e che pensano che in definitiva l'Europa ha un solo problema, che è quello di adeguarsi il più rapidamente possibile al modello americano. Vi è anche una visione francamente conservatrice, invece, del modello europeo, che non vede la necessità di un dinamismo sociale più aperto e di una coraggiosa innovazione. C'è un'invidia reciproca,
quando si parla naturalmente delle classi dirigenti più illuminate. Io ricordo che, avendo un colloquio, con un dialogo pubblico con il presidente Clinton, avendo elogiato il grande dinamismo sociale e economico degli Stati Uniti, che indubbiamente negli ultimi 8 anni hanno conosciuto una crescita e un processo di innovazione ininterrotto, che è stato un fenomeno, un evento nella storia delle società moderne, il presidente degli Stati Uniti ha risposto: sì, sì, ma il vostro sistema sanitario è molto migliore del nostro. E io, pur essendo a capo di un, è vero naturalmente, l'Organizzazione Mondiale della Sanità classifica il sistema sanitario italiano come il 4° nel mondo, tra quello britannico dopo la cura della signora Thatcher, e al 18° posto. E dice: pur essendo il capo di un paese molto ricco, non sono riuscito a convincere gli americani a riformare il sistema sanitario. Come a dire, un'invidia reciproca, diciamo. Da una parte il dinamismo e la ricchezza, dall'altra parte un sistema sociale che non è soltanto un sistema di protezione, ma che esprime anche dei valori. Ora, io credo che, per cercare di andare più a fondo in una riflessione su che cosa sia la civiltà europea, e anche per contrastare un'interpretazione conservatrice di questi valori, o la tentazione dell'Europa a chiudersi in se stessa di fronte alle sfide della globalizzazione, io credo che dobbiamo cercare rapidamente di ripensare, di ripercorrere. L'Europa non è un concetto fondamentalmente geografico. È molto difficile, ad esempio, individuare un confine preciso a oriente dell'Europa, un confine estremamente mobile, un confine di civiltà, di cultura. E tuttora, diciamo, noi siamo impegnati nell'allargare i nostri confini verso Oriente, e sono confini di una civiltà politica che si allargano. Una civiltà non è il frutto del caso, è il frutto del volere umano. È noto che Marc Bloch scrisse che l'Europa nasce con la dissoluzione dell'impero romano, con la rottura dell'unità del Mediterraneo, con l'affermarsi sull'altra sponda del Mediterraneo di un'altra religione ostile. Nasce da una commistione fra elementi mediterranei e elementi nordici, e nasce indubbiamente come Europa cristiana. Dico perché questo è uno dei temi oggi del dibattito politico-culturale. C'è chi ripropone questa visione dell'Europa, di un'Europa cristiana, fortezza, che si contrappone ad altri mondi, ad altre civiltà. Ma è anche vero che l'Europa che noi conosciamo oggi si afferma come Europa proprio nel momento in cui cessa di essere la comunità dei cristiani. Quando, a partire dalla Riforma, questa comunità si spezza e l'Europa si afferma come un insieme di valori che certamente hanno le loro radici nel cristianesimo, ma vanno certamente oltre, si propongono come valori universali. Ha scritto Lucien Febvre, appunto, che alla base della nostra civiltà ci sono popolazioni che hanno conosciuto destini diversi, che questa civiltà nasce da un meticciato, da un mescolamento di razze e di culture, e che non è la purezza ma l'impurità ad essere feconda. E credo che, e poi aggiunge in questo bellissimo Lezioni sull'Europa all'indomani della tragedia della guerra, come d'altro canto egli dice, noi uomini di scienza e di cultura sappiamo che le grandi scoperte avvengono sempre al confine tra le discipline, tra le scienze. È
Questo è un modo di pensare che rappresenta bene ciò che io credo sia il fondo della civiltà europea. Noi ci rendiamo anche conto come questo modo di pensare sia contrastato anche all'interno dell'Europa. Quindi l'Europa nasce quando la comunità, la patria, cessa di essere la cristianità e diventa Europa, con il recupero di questa parola antica. E quando, in particolare negli ultimi secoli, l'Europa comincia a produrre valori, principi, forme di convivenza che ne caratterizzano la civiltà, che hanno radici molto antiche. Certo, se si dice la democrazia è uno dei valori costitutivi della civiltà europea, non si può non pensare a quel mondo greco nel quale già Ippocrate tracciava il confine tra la Grecia e la Persia come confine tra democrazia e assolutismo. È un valore che ha radici antiche, ma che si afferma nell'epoca moderna come un valore costitutivo della civiltà europea, anche se in Europa questo valore è stato contrastato attraverso tragici conflitti, anche se l'Europa ha generato il nazismo, il fascismo, anche se intorno ai valori democratici si unisce oggi l'Europa soltanto dopo che il crollo dei regimi comunisti dell'Est e la caduta del muro di Berlino ha consentito questa riunificazione. E tuttavia, vedete, se voi andate in quei paesi, in sostanza ciò che li spinge, ciò che spinge le opinioni pubbliche di quei paesi, della Repubblica Ceca, dell'Ungheria, della Polonia, verso l'Unione Europea, non è tanto una valutazione dei vantaggi economici, che sono pochi, anzi, lungo questa strada sono costretti a compiere dei sacrifici, ma è il fatto che si vede nella integrazione politica nell'Unione Europea la sanzione del compimento di una rivoluzione democratica. Cioè, il valore della democrazia è vissuto come un valore condiviso e si vede non a caso, io credo, nella integrazione nell'Unione Europea la sanzione del compimento di una rivoluzione democratica. L'Unione Europea è visto come il luogo che si costituisce, la comunità che si crea innanzitutto intorno ai valori della democrazia. Questa democrazia europea ha avuto a che fare fin dall'inizio, o comunque via via nell'ultimo secolo, ha avuto a che fare con il valore dell'eguaglianza e con quello difficile equilibrio è stato costruito nella storia del nostro continente tra democrazia, libertà, inclusione sociale, solidarietà. Un equilibrio che ha consentito di conciliare le ragioni dell'economia con le ragioni dell'uomo. Questo è avvenuto anche in una certa misura sacrificando o condizionando o frenando in una certa misura una visione dello sviluppo fine a se stesso, di uno sviluppo divoratore di valori umani che attraverso la politica è stato in parte condizionato o frenato. E l'Europa ha vissuto negli ultimi 20 anni questa contraddizione e questo problema. Quando le forze neoconservatrici, non a caso neo, sono state interpreti di una rivoluzione propriamente definibile così, in senso marxiano, contro lo Stato sociale, interpretato come un freno allo sviluppo delle forze produttive. Ma è anche vero che alla fine di questo processo l'Europa ha ricercato di nuovo nelle tradizioni solidaristiche una garanzia. Perché in definitiva
È difficile che questo continente possa accettare un'idea della convivenza in cui, in forme certamente nuove, tuttavia non siano presenti elementi di solidarietà e di inclusione sociale. Ora, io credo che in un'epoca in cui la competizione avviene soprattutto sul terreno della qualità, del contenuto intellettuale del lavoro, più che sul terreno dello sfruttamento delle forze materiali e naturali, questo elemento di inclusione sociale, se ripensato, uno Stato sociale, se riorganizzato intorno all'idea della educazione e della cultura, possa rappresentare una risorsa e non un freno. Certo, questo richiede un grande sforzo di innovazione. E richiede uno sforzo di innovazione che non può che essere concepito come uno sforzo europeo, non di singoli paesi, di singoli stati. Vedete, da questo punto di vista io ritengo molto importante la Carta dei diritti. La Carta dei diritti definisce non è soltanto un elenco dei diritti, definisce anche un quadro di valori, definisce dei confini della nostra civiltà. Carta dei diritti è stato anche oggetto di una discussione appassionata sul piano intellettuale, sul piano politico, e tuttavia gli elementi più significativi di questo documento, gli elementi distintivi, sono così importanti da farci considerare questo documento davvero come l'inizio di una fase nuova del processo di costruzione europea. Stefano Rodotà, che ha partecipato al lavoro di stesura di questo documento, ha riassunto, diciamo, i punti di qualità con un ordine che io trovo particolarmente convincente. Primo, la proibizione della pena di morte. Nessuno può essere condannato alla pena di morte né giustiziato. L'Europa è l'unica parte del mondo che ha sancito nella sua Costituzione questo principio. E oggi noi ne celebriamo l'anniversario di cui la Toscana va fiera, diciamo, Granduca, che è primo sovrano d'Europa, nel lontano 1789, abolì la pena di morte. E vedete, il valore di questa affermazione sta proprio nel tracciare un confine, un criterio. È tutt'altro che un'affermazione retorica, è un messaggio. Significa, per fare un esempio concreto, che la Turchia, paese candidato ad entrare in Europa, se vorrà far parte dell'Unione Europea, come essi aspirano a volere, dovrà cambiare le sue leggi e abolire la pena di morte. Non si tratta semplicemente di un'affermazione, di un principio, si tratta di un criterio. Si tratta di un criterio che l'Europa propone come universale, in una sfida anche di civiltà con altri paesi. Secondo, la Carta dei diritti europei è il primo esempio nella storia di costruzione di un'area di diritti completamente autonoma rispetto all'appartenenza territoriale o statale nazionale. Perché, salvo il diritto di voto, che si applica ai cittadini dell'Unione, e il diritto alle prestazioni sociali, che non si applica, diciamo, a chi vive in una condizione di clandestinità, per tutti gli altri, per tutti quelli che vivono in Europa e che vi sono entrati legalmente o illegalmente, ma che a un certo punto vivono diciamo, non nascosti in Europa, per tutti gli altri si applica un modello di cittadinanza che comprende non soltanto il riconoscimento dei diritti civili, dei diritti politici, ma anche dei diritti sociali.
E questo in un mondo nel quale, diciamo, non tanti anni fa, ma ieri, passano in California il referendum che escludono i figli degli immigrati dall'istruzione. In un mondo in cui si affermano nuovi principi di discriminazione, l'Europa politica, non che questi principi non siano contrastati in Europa, afferma per la prima volta un'area di diritti, ripeto, che non sono sganciati dall'appartenenza territoriale o statale nazionale. Infine, questa carta propone una indivisibilità dei diritti, e cioè una idea dei diritti individuali che comprende i diritti civili, i diritti politici, i diritti sociali. Io credo questo appartenga profondamente alla nostra civiltà e ne segni un tratto distintivo. Questo è un tema anche che preoccupa paesi candidati, paesi che non sono in grado di garantire quello stesso livello di godimento dei diritti sociali che è mediamente garantito nei paesi dell'Unione, i quali chiedono che sia prevista una gradualità. Io credo che questo sia anche un principio ragionevole. E tuttavia è giusto che l'Europa stabilisca che per essere parte di questa comunità bisogna essere in grado di garantire un determinato livello di godimento dei diritti sociali a tutti i cittadini che vivono in questa parte del mondo. Allora, questa Carta dei diritti non è un documento letterario, è un primo importante tentativo di definire un quadro di principi, di valori che individuano l'Europa non come area di libero scambio, non soltanto come moneta comune, non soltanto come ripartizione di contributi agricoli, tutte cose importanti, non soltanto come area di libera circolazione delle persone, dei capitali, delle merci, dei servizi, ma anche come area di riconoscimento dei medesimi diritti e dei medesimi principi, come una prima parte di una Costituzione europea che definisca la cittadinanza europea. Io credo che lungo questa strada l'Europa deve camminare, sapendo naturalmente che in questa epoca lungo questo cammino l'Europa si misura con due minacce, questa civiltà europea si misura come se dovesse misurarsi con due minacce. Una è quella che è legata alla globalizzazione, una globalizzazione che annulla identità, che riduce l'autonomia della politica, rende la competizione stringente. E tende a considerare nell'epoca della libera circolazione dei capitali in tempo reale questa rete di diritti, di vincoli, come un handicap alla competizione. C'è persino chi ha calcolato, diciamo, di quanto determinati diritti sociali riconosciuti rendano meno appetibile un paese agli investimenti. Tutto ciò ha un prezzo, naturalmente. Il riconoscimento di determinati diritti ha un prezzo. E io credo che questo prezzo debba essere pagato. Ma questo prezzo può essere pagato tanto più in quanto è garantito da istituzioni e regole sovranazionali. E in quanto si abbia l'ambizione ad imporre queste regole come regole di una nuova comunità internazionale. Questa è la sfida che l'Europa deve giocare. Quindi da una parte, certo, l'affermazione di questa idea dell'Europa si misura con i temi di un mondo globale,
e con i pericoli di omologazione e di riduzione dell'autonomia, della sovranità, non soltanto dei singoli stati. La globalizzazione dell'economia comporta una riduzione di sovranità della politica, non soltanto degli stati nazionali. Ma dall'altra parte non c'è dubbio che c'è un nemico interno all'Europa, e cioè che viene sorgendo nel nostro continente, sulla spinta di un sentimento di paura della globalizzazione, una visione ristretta, egoista dell'Europa. Un'idea, come è stato scritto, della globalizzazione come se essa fosse una porta girevole dalla quale fare entrare i vantaggi economici, diciamo, per i paesi più ricchi sono consistenti, ma tenere fuori gli immigrati e i problemi. E in un mondo così carico di incertezze si pensa di poter tornare alla dimensione rassicurante della piccola patria, ad una visione, ad una sorta di nuovo etnopopulismo, diciamo, che rappresenta anch'esso una risposta alla crisi dello Stato-Nazione, che è fenomeno allarmante per dimensioni, radicamento e aggressività. Basta pensare alle nuove tendenze politiche che fioriscono in tutto l'arco delle regioni che sono intorno alle Alpi, sono appunto, tra l'altro, per ragioni anche comprensibili, diciamo. Io amo il mare, diciamo, non c'è dubbio, diciamo, che chi vive più vicino al mare, vive più vicino a questo straordinario, il mare appunto è ponte verso altre civiltà, verso altri mondi, verso altre razze. E, no, non è uno scherzo, serio, basta pensare ai risultati recenti, all'Austria, parte del Belgio, alla Svizzera o a certe regioni del nord del nostro paese. In questa Europa delle piccole patrie c'è un rifiuto della mescolanza, c'è un'aggressività ideologica, religiosa persino, contro chi è diverso, su tutti i piani, e non a caso, queste tendenze che nascono in Europa portano anche con sé una forte carica di, non definirei neanche di revisionismo storico, ma un po' come l'idea che non ci si deve vergognare del passato. Qualcosa, un sentimento, un modo diverso, a volte tradiscono persino le parole. Mi ha colpito un episodio, mi è stato raccontato, di Jörg Haider, che parlando in una conferenza pubblica qualche mese fa e parlando della tragedia del nazismo ha usato il termine Straflager, che vuol dire campo di pena, che era il modo in cui i nazisti chiamavano i campi di concentramento, mentre invece dopo si sono chiamati Konzentrationslager oppure Vernichtungslager, cioè campi di sterminio, campi di concentramento. E anche soltanto nell'uso di questa parola c'era un significato profondo, un modo diverso di guardare al passato. E questo aneddoto racconta che un giornalista della Wiener Zeitung, che lo ha interrotto, gli ha chiesto spiegazioni, diciamo, di questo, anche in termini drammatici, perché appunto il campo di pena è come dire una prigione, dove uno va per scontare una pena, dice, ma io, a me mi ci hanno chiuso a 6 anni, che cosa avevo fatto per dover scontare questa pena? Dice che lui ha scrollato le spalle e ha continuato il suo discorso. Questo è un episodio piccolo, ma ci sono tanti episodi, naturalmente. Sono segni, questi, del valore che ha l'affermazione di questi principi europei, non soltanto versus altre civiltà, altri continenti,
verso i quali io credo noi dobbiamo avere la fiducia nei nostri valori. Io non credo che la convivenza significhi scetticismo o indifferentismo. Questo è un punto molto delicato. La tolleranza religiosa, la convivenza, il rispetto degli altri non significa scetticismo o indifferenza ai principi, ma significa convinzione che la forza dei principi e dei valori universali dell'Europa democratica, dell'Europa civile, possa avere una funzione, possa essere inclusiva anche verso altre culture, non nel senso di distruggerle, ma nel senso di costruire una base comune. Io condivido un'affermazione di un libro abbastanza provocatorio e discutibile come quello di Giovanni Sartori, dove lui dice, attenzione, perché se non c'è un nucleo di valori e di principi condivisi, non c'è una società pluralistica, ma c'è semplicemente la convivenza di comunità chiuse ed ostili fra di loro. Quindi questo certamente è un tema che ci deve interessare e che riguarda per esempio un aspetto fondamentale del governo della grande sfida dell'immigrazione. È chiaro, non mi arrendo all'idea che possano vivere in Italia comunità che praticano l'infibulazione o altre forme inaccettabili dal punto di vista della dignità della donna, della dignità umana. Ma vedete, è molto più importante da questo punto di vista, molto più importante delle marce contro l'Islam, che comunque non è responsabile della infibulazione l'Islam, è molto più importante la difesa allora di una scuola pubblica nella quale i figli di questi immigrati vadano a scuola con i nostri figli e imparino a conoscersi, ad accettarsi, a sviluppare valori e principi comuni. È un modo molto più produttivo di governare fenomeni complessi. Vedete, quindi, che l'affermazione di quei valori, di quei principi, non è soltanto significativo nel confronto con altre civiltà, ma è importante anche per difendere la civiltà europea contro un nemico che lo corrode dall'interno. Una paura nei confronti dell'incertezza del mondo che mette capo non a nuove certezze, ma certezze antiche ed inquietanti, negatrici dei valori di civiltà nei quali invece ci riconosciamo e nei quali vogliamo si riconosca la comunità internazionale. L'Italia è stata in questi anni un paese che ha partecipato come protagonista dei nuovi processi di integrazione internazionale. Questo non era scontato nel momento in cui il nostro paese ha corso il rischio di un declino e di una sostanziale emarginazione. L'essere riusciti ad essere parte dell'euro, al di là del valore in sé, non irrilevante, per un paese come il nostro, diciamo, entrare in un'area di moneta forte rispetto alla lira, con tutti i problemi che l'euro ha col dollaro, significa avere ridotto il costo del denaro, avere ridotto l'inflazione, difeso il valore reale dei risparmi dei cittadini, c'è una serie di cose che hanno un grande valore economico e sociale. Non vorrei pensare neppure per un momento a cosa sarebbe la condizione dell'Italia oggi se avevamo una svalutazione all'8-9% con il greggio a 10 dollari al barile, con il greggio a 30 dollari al barile, se non facessimo parte dell'euro. State tranquilli che sarebbe difficile fare un mutuo per la casa a meno del 16-18% di tasso di interesse. Io credo che il valore di quell'operazione sia stato innanzitutto
dico innanzitutto un grande valore simbolico. Il fatto che questo paese, in un momento particolarmente difficile della sua storia, ha dimostrato di potercela fare, di essere un grande paese, di essere un paese in grado di stare con gli altri, di fare quello che gli altri paesi grandi sono in grado di fare. Io considero da questo punto di vista anche la prova della guerra nei Balcani. Abbia avuto un valore simbolico non dissimile. Il fatto di essere in grado di affrontare una prova difficile, sotto il profilo politico, umanitario, sotto il profilo militare anche, e di reggere una posizione particolarmente drammatica, in un quadro di lealtà nel rapporto con i nostri alleati, di affidabilità, il mondo ha delle regole, possono piacere o non piacere, diciamo, ma sono regole piuttosto severe. E se un paese come l'Italia, che è la quinta adesso, potenza del mondo quanto a produzione di ricchezza, vuole continuare a far parte di questo club, deve assolvere a determinati obblighi e deve essere in grado di farlo. Questa è la condizione anche per poter avere un ruolo, per poter svolgere una funzione. Noi abbiamo giocato nei Balcani una funzione importante, che è stata in definitiva la funzione di chi ha lavorato forse più di ogni altro per costruire le condizioni di una soluzione pacifica, per fare avanzare processi democratici. E noi non avremmo potuto giocare questo ruolo se non avessimo anche assunto le nostre responsabilità nel momento del conflitto e dell'uso della forza. Del tutto evidente che è così, quanto questo abbia comportato scelte dolorose e difficili. E adesso io credo che si dimostra che avevamo ragione, che adesso abbiamo vinto, perché la vera vittoria è nell'avanzamento dei processi democratici, la vera vittoria è oggi, nel momento in cui anche il popolo della Serbia diventa partecipe della costruzione di un nuovo equilibrio nei Balcani. L'Italia dunque, io credo, la cosa più importante di questi anni, più di ogni altro fatto particolare, l'Italia si è ricollocata con prestigio nello scenario internazionale. E dopo che si è chiusa una lunga fase, perché vedete, nel periodo della guerra fredda l'Italia ha avuto una sua collocazione originale, era un paese di frontiera, molto importante per l'Occidente, perché era di frontiera non solo geograficamente, è stato un grande paese di frontiera anche per il fatto che qui c'era il più grande partito comunista del mondo occidentale e, se mi consentite, la Chiesa Cattolica, cioè, appunto, che è una grande realtà. E la politica estera italiana ha per lunghi anni costruito un proprio spazio valorizzando queste realtà, persino i problemi sono diventati un asset, diciamo, valorizzando questa sua condizione di paese di frontiera, quindi di crocevia di un dialogo possibile. C'è stata una Ostpolitik italiana, per esempio, che si è fatta forte sia dell'iniziativa vaticana sia dalla presenza di un partito comunista che era nello stesso tempo una forza dell'Occidente, ma che aveva una possibilità di dialogo al di là del muro di Berlino, certo più di altre forze dell'Occidente. Ma certamente l'Italia, dopo la fine della guerra fredda, ha rischiato drammaticamente di vedere eclissarsi un suo ruolo e di vedere ridotto l'interesse internazionale verso il nostro paese. Ha rischiato di uscire dalla scena della grande politica internazionale. E
avevamo una sola possibilità di evitare questo declassamento dell'Italia, che era quello di agganciarci con molta forza al processo dell'unità europea, giocando in questa chiave le nostre carte, contribuendo all'unità dell'Europa, ma anche a ridefinire i rapporti fra Europa e Stati Uniti, sulla base di una capacità di cooperazione, direi di una crescente assunzione di responsabilità dell'Europa nel rapporto con gli Stati Uniti, che è stato un processo di questi anni e che io credo è stato un grande merito anche del presidente Clinton, che io credo sia stato un grande presidente degli Stati Uniti e che in modo particolare nel rapporto con l'Europa abbia fatto una politica coraggiosa e aperta di sostegno. È stata la leadership americana più illuminata, che ha visto con minore sospetto il processo dell'unità europea, l'affermarsi di un processo che va verso un sistema di difesa europeo e che ha aperto un dialogo con l'Europa, non soltanto sul piano dei rapporti interstatali, ma anche sul piano dei rapporti politici e culturali. Non era mai accaduto che un presidente degli Stati Uniti venisse in Europa, come ha fatto Clinton a Firenze, a discutere di politica con i leader della sinistra europea, non a discutere dei rapporti fra gli Stati. Ad aprire un dialogo politico sui principi e sui valori. L'Italia ha partecipato attivamente a questo processo. Unità europea da una parte, ridefinizione dei rapporti fra Europa e Stati Uniti, anche fra Italia e Stati Uniti. Io credo ci sono stati due episodi particolarmente significativi di questo rapporto diverso fra Italia e Stati Uniti. Uno è stato l'esito, dopo una lunghissima vicenda politica e giuridica, della vicenda di Silvia Baraldini. Tutt'altro che scontato. Per il valore di principio che assumeva per gli americani questa questione. L'altro è stata la rinegoziazione dei criteri e dei principi di uso delle basi militari dopo la tragedia del Cermis. E anche questo è una vicenda piccola, se volete, della diplomazia, dei rapporti tra le forze armate, ma molto importante invece dal punto di vista dei rapporti fra Italia e Stati Uniti. Sono due episodi significativi di un rapporto che non è stato meno intenso e meno amichevole rispetto al passato, ma certamente basato su un più rilevante rispetto reciproco. Nel quadro, lo ripeto, di rapporti euro-americani rinnovati. L'Italia poi si è ritagliata un suo spazio in questi anni nel processo di affermazione di una politica estera europea, in modo particolare verso l'Europa centro-orientale, anche sul piano di una partnership economica, commerciale, molto intensa, nella quale noi siamo secondi soltanto alla Germania, la Germania confina con loro, noi siamo piuttosto lontani, e quindi c'è una vocazione politica nostra, e nei rapporti mediterranei. Invece è qualcosa che ci appartiene più direttamente, più propriamente, e nel rapporto con il Mediterraneo e con il mondo arabo e con il mondo islamico, l'Italia ha fatto una politica importante per il mondo occidentale, non soltanto per noi. Siamo stati i battistrada di un nuovo rapporto con l'Iran, abbiamo guidato noi il processo di pacificazione tra la Libia e la comunità internazionale, convincendo la leadership libica ad accettare il processo per i libici accusati per l'attentato, la tragedia dell'aereo americano caduto in Scozia, e superando così le sanzioni delle Nazioni Unite contro la Libia. Sono operazioni di grande significato
e sono operazioni che l'Italia ha compiuto, vedete, non sul piano della furbizia, non navigando in una zona grigia tra i suoi doveri di lealtà europea e di alleato degli Stati Uniti e magari i suoi interessi commerciali e industriali, ma direi operazioni fatte alla luce del sole, anzi convincendo i nostri alleati che era utile alla comunità internazionale che si facessero. Qui è il valore di una politica che è stata trasparente. È vero che noi per primi siamo andati a discutere con il colonnello Gheddafi, ma è vero che lo abbiamo fatto in un rapporto chiaro, leale, con l'Europa innanzitutto e con gli americani, e per affermare il valore di un recupero pieno della Libia alla comunità internazionale, di un superamento del suo isolamento. E anche qui io credo c'è stata la lungimiranza di una leadership americana che ha capito che era giusto che l'Europa, o chi in Europa aveva maggiore volontà di farlo, si muovesse in questa direzione. E non ha visto in questa politica una lacerazione del rapporto di solidarietà e di lealtà con gli Stati Uniti. Io credo che quindi l'Italia in questi anni si sia ritagliato un suo ruolo. E indubbiamente tra i risultati importanti di questo periodo tormentato, confuso se volete anche, ma importante della storia nazionale, e ne misureremo l'importanza perché via via che ci allontaneremo, diciamo, questo passaggio che va dalla grande crisi dell'inizio degli anni 90, cioè da questo collasso insieme delle istituzioni, del sistema politico, della sua legittimazione anche etica, della finanza pubblica, con il rischio di un declassamento del paese, fino ad oggi, in questo passaggio l'Italia è riuscita a ricollocarsi nel nuovo scenario internazionale e a mantenere e rinnovare il suo ruolo. Come si è detto propagandisticamente, diciamo, abbiamo rischiato la retrocessione, ma siamo rimasti in Serie A. La Serie A nelle relazioni internazionali è qualcosa di impalpabile, non viene riconosciuto. Non c'è un campionato, non c'è un esito, diciamo. Essere nella Serie A significa, per esempio, che quando c'è una grande crisi internazionale e si fa la conferenza telefonica, la videoconferenza, per discutere di che cosa si può fare, oltre al segretario di Stato degli Stati Uniti d'America, il ministro degli esteri della Gran Bretagna, della Francia e della Germania, partecipa il ministro degli esteri dell'Italia. Cosa che non è scontata. Ma non c'è nessun organismo che lo decide, diciamo. O ti invitano o non ti invitano. Se ti invitano vuol dire che pensano che è importante che tu dica la tua. Se non ti invitano parlano tra loro. Decidono lo stesso, guardate. Per cui è molto importante essere invitati. Naturalmente questo in attesa che il mondo si dia strumenti più attendibili e più trasparenti di decisione, che è cosa alla quale io credo noi dobbiamo tendere con molta determinazione e tuttavia con la convinzione che essere parte di questa comunità internazionale serve anche per raggiungere quell'obiettivo, di un governo del mondo più aperto e più trasparente, che è l'obiettivo verso il quale ci si deve muovere. Ora, naturalmente, concludo dicendo, io non so se il paese riuscirà. I prossimi giorni sarò a Parigi, dove sono rimasto colpito dalla quantità di persone che mi hanno chiesto di incontrarmi per capire dove va l'Italia. Non so bene neanch'io, diciamo, ma però mi colpisce perché trovo in tutti questi inviti come un senso insieme di amicizia e di apprensione. Vedete, una delle cose più belle dell'unità dell'Europa è che mentre una volta
le leadership europee godevano delle difficoltà degli altri paesi europei, oggi non è più così. E non soltanto per un senso di solidarietà o per quel tanto di lavoro comune che poi costruisce anche relazioni, persino amicizie, ma anche perché loro sanno che se noi andiamo male, anche la loro moneta va male, e oramai si sono creati dei vincoli di interesse talmente stringenti che questo sentimento di apprensione e di solidarietà ha una base materiale che lo rende molto più partecipato, naturalmente. Vedete, io non credo che sia giusto alimentare, diciamo, tuttavia, angosce o sentimenti di disperazione, perché sono infondati, perché credo che si deve avere una ragionevole fiducia, proiettata in un periodo che può anche essere medio-lungo, ma una ragionevole fiducia sulla evoluzione del paese e sulla la forza delle basi. Certo, diciamo, noi siamo perennemente esposti a determinati rischi. Siamo tra i grandi paesi europei quello che ha una maggiore debolezza della sua identità nazionale. E questo non è una forza. In questi anni è corsa l'idea shock che una debole identità nazionale predisponga, diciamo, alla globalizzazione. Non è vero. Non è neanche vero che la globalizzazione elimina gli stati nazionali, ne ridefinisce radicalmente il ruolo. Nel senso che gli stati nazionali diventano, diciamo, come i nodi di una rete, ma è la rete degli stati nazionali, ancora oggi, il principale supporto della politica sulla scena mondiale. E quindi la debolezza degli stati nazionali, la debolezza dei governi nazionali, non è un elemento di forza e non aiuta l'integrazione sovranazionale, per nulla. E noi soffriamo di una debolezza di identità nazionale, soffriamo di una debolezza dell'ideale democratico. Vedete, perché quel di più di individualismo, di particolarismo che c'è nel nostro paese, non è vero che l'individualismo spinge verso la democrazia. È vero il contrario. L'ideale democratico è cooperativo per sua natura. L'individualismo estremo è piuttosto il terreno nel quale fiorisce il totalitarismo che non la democrazia. Una delle ragioni per cui in questo paese la democrazia è debole è anche un di più di individualismo degli italiani. Noi corriamo un po' il rischio, esaurita la funzione dei grandi partiti democratici che hanno costruito, diciamo, il tessuto della partecipazione, che il paese regredisca verso quell'Italia che Gramsci descriveva così, apoliticismo delle masse popolari, cioè il prevalere di un sentimento qualunquista diffuso, e spirito corporativo di consorteria delle classi dirigenti. Questa era l'Italia, prima, che attraverso i grandi partiti democratici le masse popolari si integrassero nella vita dello Stato. E il rischio di una frattura di questo tipo si avverte. Ha tanti segni che non è qui il caso di ricordare. Io credo che a questo si debba reagire, e in particolare spetta alla nuova generazione reagire a questo rischio che il paese torni indietro, e che torni indietro appunto nella forma di una frattura fra cittadini, istituzioni, politiche, del prevalere di un individualismo qualunquista e, dall'altra parte, nella forma della difesa degli interessi corporativi di una classe dirigente, di un ceto dominante che spesso ha dimostrato di essere abbastanza egoista
è più interessato al proprio particolare che non all'interesse generale del Paese. È importante che una nuova generazione che sappia tenere insieme orgoglio nazionale e cosmopolitismo reagisca a questo rischio. È stato compiuto un pezzo di strada, ma c'è ancora molto da fare, anche perché, lo dico come riflessione autocritica, diciamo, nel corso di questi anni l'emergenza che il Paese ha vissuto e la necessità di affrontare questa emergenza dal governo del Paese, perché quella era il punto, l'unico punto da cui si poteva affrontare questa emergenza, ci ha spinto a saltare tutta una fase che è assolutamente necessaria, che è la fase della ricostruzione dei soggetti, delle idee, delle culture politiche, dei rapporti diffusi, e un riformismo dall'alto che sopravvaluti la leva del governo e non si impegni nella ricostruzione di un tessuto sociale e culturale è destinato ad essere sconfitto. Sempre stato così nel nostro Paese. Lo insegna una lunga esperienza storica. Io credo che, e lo dico davvero con serenità e con ottimismo, c'è un grande lavoro da fare. Questo è proprio una nota per parte mia, la ragione per cui ho ritenuto che si potesse ricominciare dal lavoro di una fondazione culturale, non contrapposta a un lavoro di partito, ma come una sede e uno strumento che può contribuire ad un lavoro di lunga lena. Ma senza dubbio questo lavoro potrà essere vincente soltanto, insisto, se molti se ne impadroniranno e se in particolare verrà avanti una nuova generazione che ricostruisca su basi nuove un tessuto di democrazia e di cultura di cui l'Italia ha bisogno. Grazie. Massimo D'Alema è disposto a rispondere ora a domande per circa mezz'ora, quindi pregherei chi ha domande di farle subito. C'è una domanda laggiù in fondo. Pronto. Onorevole D'Alema, volevo chiederle un paio di cose su argomenti, approfondimenti, di argomenti che hanno a che fare con l'Europa. Una è sulla politica scolastica europea. Volevo sapere se nessuno, o a livello governativo, o a livello di fondazioni private come la sua, ha mai pensato alla costituzione di una rete di scuole, high school, di carattere europeo, in cui giovani dai 14 ai 18 anni possano entrare, convivere con altri giovani della stessa età, però di nazioni diverse, e sviluppare in questo modo una cultura europea e non più nazionale come viene fatta oggi, che secondo me è un grosso limite a una creazione politica più grande. La seconda domanda invece è sulla politica militare. Vorrei che ci spiegasse, io non l'ho mai capito, a cosa serve la NATO, per quale motivo un paese come l'Italia o gli altri paesi europei dovrebbero essere così interessati a star dentro alla NATO e non invece a lavorare maggiormente per una unificazione delle forze militari europee, che viene fatta ora, ma diciamo, mi sembra che la partecipazione alla NATO nei fatti sia stata un pochino più importante. E per quale motivo, questa è un'altra cosa che non mi è per nulla chiara, un paese dell'Est dovrebbe così fortemente voler entrare dentro la NATO? Cioè, a cosa serve oggi? Questo non mi è per nulla chiaro. Grazie. Chiedo scusa, rispondo seduto. Sulla prima domanda, è più che una domanda, è una proposta molto interessante. In effetti ci sono esperienze europee di
di stage, di movimenti di studenti, di possibilità di andare a studiare in questo o in quel paese europeo, ma vere e proprie scuole europee, una rete di scuole europee non esiste. Io credo che sarebbe invece qualcosa che, perlomeno sul piano intanto sperimentale, si dovrebbe poter fare. Diciamo. Noi non abbiamo politiche comuni nel campo dell'istruzione. È uno dei terreni sui quali più forte è la gelosia degli stati nazionali. Diciamo. E non credo neppure che ragionevolmente si possa pensare di avere politiche comuni nel campo dell'istruzione per molto tempo. Però ci sono due cose importanti. Uno è che si va verso standard comuni. In fondo anche la riforma della scuola che è stata avviata nel nostro paese, in buona sostanza tende a uniformare la struttura della scuola italiana a quella prevalente negli altri paesi europei. E poi si moltiplicano le occasioni di scambio, di convivenza, di movimento di giovani da una parte all'altra del continente. Questa può essere una premessa per arrivare a quello che lei suggerisce. Sulla NATO, la NATO è un problema molto complicato. Vede, la NATO nel corso degli ultimi anni è diventata una cosa diversa da ciò che era nel passato. Cioè, nel passato la NATO è stata un'alleanza militare contrapposta al patto di Varsavia, uno dei bastioni della guerra fredda, della confrontazione internazionale. Dopo la fine del patto di Varsavia, del sistema degli stati governati dai partiti comunisti all'est, la NATO è via via diventata un'altra cosa. È diventata una struttura integrata di sicurezza che, almeno in Europa, diciamo, è diventata una garanzia per tutta l'Europa. Non a caso i paesi dell'est vogliono far parte della NATO, perlomeno collaborare con la NATO. Molto forte la tendenza a far parte della NATO o a collaborare con la NATO, perché in questo quadro si ha accesso a risorse della sicurezza di cui nessun paese da solo è in grado di dotarsi. Nessuno, neanche l'Europa da sola. Se l'Europa volesse dotarsi di un sistema di difesa autonomo rispetto alla NATO, dovrebbe affrontare tali investimenti nel campo della difesa, diciamo, che questo avremo delle finanziarie molto più dolorose di quelle. Basta pensare, per esempio, che gli americani hanno pressoché il monopolio dei sistemi informativi, dei satelliti. La potenza americana è senza dubbio, dal punto di vista militare, oggi una potenza che non ha rivali sullo scenario internazionale. Attraverso la NATO si crea un sistema di sicurezza integrata e anche gli altri paesi, a cominciare dall'Europa, hanno accesso a queste risorse di sicurezza. Io ritengo che quindi la cosa su cui appuntare l'attenzione e questo mutamento istituzionale, questo è stato il tema del vertice del cinquantennale della NATO, è stata una riunione di grandissima importanza. Fra l'altro, per citare un episodio, ma non è soltanto un aneddoto divertente, ma anche fa capire, il vertice si è concluso con una pranzo, io dico pranzo, ma i signori dicono colazione, perché per loro il pranzo è la cena, ma insomma a mezzogiorno eravamo. Con tutti i capi di Stato e di Governo dei paesi della NATO e dei paesi che aderiscono alla PFP, cioè alla Partnership for Peace, che è l'organizzazione legata alla NATO a cui partecipano i paesi che sono amici della NATO, tra cui la Russia. E in questo pranzo, a un certo punto, il presidente della Polonia, che è stato ai suoi tempi segretario della Gioventù Comunista, ha detto, dice, intorno a questo tavolo ci sono 9 membri dell'ufficio politico del CUS. Ed era vero, cioè una buona parte dei commensali erano stati membri dell'ufficio politico del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Perché siccome una classe dirigente non si improvvisa, diciamo, i capi di queste repubbliche ex sovietiche sono in generale gli ex capi del Partito Comunista, da Aliyev, Nazarbayev,
stesso Yeltsin. Sembrava una riunione. E allora io ci siamo messi tutti quanti a ridere, ma quello vicino a me, che era un signore dai tratti orientali, diciamo, che è stato anche capo del KGB, mi ha guardato di traverso e mi ha detto: cosa ridi? Tu eri del Politburo dell'Italia. In realtà, se avessimo fatto il conto non solo del Partito Comunista Sovietico, ma dei comunisti in genere, era circa la metà dei commensali, diciamo. E anche in quel caso Clinton ha avuto una reazione simpatica e ha detto: beh, ma che c'è, per forza? Anch'io, se fossi nato lì, sarei entrato nell'ufficio politico. Era la forma di organizzazione della classe dirigente. Allora, credo che è difficile avere una percezione più clamorosa, diciamo, del fatto che la NATO è diventata un'altra cosa. Poi, sul fatto che nel mondo ci sia un dominio militare e tecnologico degli Stati Uniti, questo è qualcosa che può anche apparire discutibile, però è un dato di fatto. Un'altra domanda? Onorevole, ma se non ho traudito una parte del suo discorso, a me pare che lei abbia parlato di una rivoluzione democratica in atto nell'Europa. A me personalmente sembra che sia in atto una controrivoluzione, sancita da un certo neoliberismo, penso a tutti assai evidente. Le chiedo dove individua i fermenti di questa rivoluzione democratica. Grazie. Io ho parlato di rivoluzione democratica riferendomi ai paesi dell'Europa orientale. Ho detto che per loro la integrazione nell'Unione Europea è il compimento di una rivoluzione democratica. Questa c'è stata, diciamo, a cavallo dell'89. Parlando dell'Europa, io dico che noi siamo alla vigilia di decisioni importanti che possono segnare un concreto avanzamento della democrazia europea, usiamo questa espressione. Perché se, come spero, si prenderanno decisioni sul terreno delle regole, voto a maggioranza, ponderazione del voto, e sul terreno dei principi, inclusione della Carta dei diritti nei trattati europei, io credo che questo sarà un fatto molto importante. Noi non avremo più soltanto un'Europa della moneta, della difesa, del mercato, ma cominceremo ad avere un'Europa dei diritti, dei principi e anche un'Europa che avrà istituzioni politiche più forti. Quindi è presto per parlare di rivoluzione, ma tuttavia io credo che c'è una grande opportunità. Per il resto, diciamo, se in Europa in questo momento ci sia un'ondata liberista o meno, questo è una valutazione politica, sarebbe lungo, diciamo, la riflessione su questo. Io non lo credo sinceramente, io credo che, insomma, le esperienze di governo prevalenti in Europa tendono a declinare in modo nuovo, diciamo, ecco, il rapporto tra sviluppo e socialità. Si può ragionare su se questo nuovo modo sia efficace o meno, bisognerebbe parlare della Gran Bretagna di Blair, della Germania di Schröder, della Francia, delle differenze, sarebbe materia per un'altra conferenza, forse anche più d'una. Una domanda lì. Grazie, buonasera. Volevo proporre due curiosità che mi erano venute nel corso della sua relazione. E innanzitutto, all'inizio del suo discorso, lei aveva trattato del fatto che quel fenomeno che va sotto il nome di globalizzazione impone un ripensamento radicale delle istituzioni preposte al godimento dei diritti sociali da parte di tutti i cittadini, in pratica il welfare state, e in particolar modo ovviamente delle modifiche relative al fatto che lo Stato, che nel momento in cui il welfare state è stato creato aveva un'importanza fondamentale, ora ha cambiato, diciamo, questo suo ruolo a favore specialmente di organizzazioni sopranazionali e di organizzazioni che non hanno nulla a che fare con lo Stato e con la politica in generale. Ecco, io volevo sapere come lei vede su questo argomento il dibattito politico italiano,
perché mi sembra che nessuna delle parti politiche sia in questo momento adeguata ad affrontare il problema in questo senso. Mi sembra che da ogni parte ci sia ancora un'anacronistica divisione tra i problemi di politica interna e i problemi di politica estera. Sembra quasi che ciò che succede a casa nostra sia in realtà completamente ininfluente per i rapporti che abbiamo con gli altri paesi. Ora questo non è più assolutamente ammissibile, lei stesso lo ha accennato. In secondo luogo, volevo che soddisfacesse un attimo la curiosità che era venuta a me da alcuni miei compagni, in particolar modo sulla, sui rapporti che vi sono tra la Federazione Italiani Europei e i partiti, perché lei aveva sostenuto appunto il ruolo di non antagonismo di questa della fondazione, del lavoro della Fondazione Italiani Europei rispetto ai partiti. Volevo che se poteva spendere qualche parola in più su questo argomento, grazie. Ma io credo anch'io che il dibattito sullo Stato sociale, sul welfare state in Italia sia un dibattito abbastanza provinciale. Penso che però questo dipende anche dal fatto che l'Europa non ha intrapreso su questo una riflessione comune abbastanza profonda. Anche perché tutto sommato questi problemi sono piuttosto comuni. Io spero che questo sia uno dei punti sui quali si possa fare un passo in avanti nelle politiche europee comuni. Naturalmente la condizione perché si possa fare un discorso comune sul welfare state è che si faccia un discorso comune sulle politiche fiscali. Questa è una grande sfida. Nei giorni scorsi si è raggiunto un compromesso importante per, diciamo, potere lottare contro la cosiddetta concorrenza fiscale sleale, i paradisi fiscali, eccetera. Tuttavia è un aspetto piccolo. È difficile che possa reggere un'area di moneta unica senza regole per quanto attiene alla tassazione dei redditi da capitale e alla tassazione delle imprese. In un mondo in cui non vi sono regole su questi due punti cruciali, il peso del sistema fiscale finisce per scaricarsi quasi esclusivamente sul lavoro, che il lavoro è di questi tre fattori quello meno mobile, diciamo, si muove con maggiore difficoltà. E quindi persino il carattere progressivo del sistema fiscale, che è stata una grande conquista di giustizia sociale, diventa un'iniquità, perché finisce per penalizzare in modo eccessivo anche chi lavora di più o chi lavora meglio. Quindi questa è una enorme questione, non riguarda soltanto il funzionamento del mercato comune in Europa, ma riguarda proprio principi fondamentali di equità sociale. Sono problemi di non facile soluzione, però ci consoli il fatto che su tutti e due questi temi la posizione dell'Italia è molto ferma, è stato molto ferma e molto coerente in questi anni. L'Italia indubbiamente è uno dei paesi di punta nel chiedere politiche fiscali comuni e criteri comuni nelle politiche di welfare state. Sulla seconda questione, la Fondazione Italiani Europei è una fondazione di cultura politica, riconosciuta dalla legge, regolata, sono istituzioni, non sono mie invenzioni, sono istituzioni previste dalla legge dello Stato. Io partecipai alla ideazione di questa iniziativa e poi ne ho assunto la presidenza recentemente. Nella fase di avvio era stato presidente Giuliano Amato, con il quale promovemmo questa iniziativa insieme anche ad altre personalità. E Giuliano Amato è rimasto presidente del comitato scientifico della fondazione, ancorché in questo momento è impegnato come capo del governo. È chiaro che la Fondazione Italiani Europei si colloca per i suoi orientamenti in un'area di centrosinistra, ma non è una struttura partitica, nel senso che del Consiglio d'amministrazione fanno parte personalità del mondo cattolico come Enrico Letta, ministro dell'industria, Giuliano Amato, che non appartiene allo stesso partito al quale appartengo io. Quindi, da questo punto di vista non è una struttura partitica, è una struttura di ricerca, di dibattito,
di formazione, se ce la facciamo, nei limiti dei mezzi limitati che abbiamo, però abbiamo avviato anche un corso di cultura politica, che sta avendo un qualche successo, che certamente guarda all'area del centro-sinistra, ma con una propria indipendenza. Non è un partito politico, fa iscritti, eccetera. Però io credo che oggi, vede, mentre una volta i partiti politici avevano una capacità di autogenerazione, cioè i partiti politici producevano al loro interno, non solo la politica, grandi partiti, ma producevano politica, ricerca, formazione, erano strutture, diciamo, di tipo, virgolette, statale, così furono pensati. E oggi i partiti politici non hanno più né questa possibilità né questa ambizione, ma aggiungo, non è pure giusto che lo facciano. E la forza del partito moderno è quello di collocarsi come uno snodo di una rete di forme diverse di partecipazione, di elaborazione, di ricerca. Una fondazione culturale può essere un punto di ricerca, di elaborazione, che si rivolge ovviamente ai partiti. Quando noi organizziamo un convegno invitiamo i leader dei partiti, se organizziamo un seminario li invitiamo. Noi ci proponiamo come una sede nella quale chi ha responsabilità istituzionali, politiche o di governo può incontrare le competenze, può incontrare le personalità della società civile e discutere insieme. Abbiamo promosso recentemente un confronto tra il capo della CGIL e il capo della Confindustria, che insomma, oltretutto è un periodo abbastanza difficile, i loro rapporti, diciamo. Ecco. Noi abbiamo offerto una sede e definito il terreno di questo confronto. Ecco. Quindi il nostro lavoro è questo. Considero un lavoro che non solo non è antagonistico verso i partiti, né sostitutivo. A un certo punto hanno detto che questo io volevo sostituire i partiti o le fondazioni. Fa parte, oggi fanno sciopero fortunatamente, ma diciamo fa parte della novellistica nostrana, ma non solo non è antagonistico o sostitutiva, però io credo che possa integrare in modo significativo, ecco, possa rappresentare uno strumento che arricchisce il quadro di una democrazia che ha bisogno, secondo me, di nuovi strumenti di partecipazione e di riflessione. La prossima domanda è lì. Onorevole D'Alema, un governo democraticamente eletto, quello italiano, aveva l'intenzione di sottoporre a tassazione diversa tra il nord e il sud del paese i redditi di impresa. È stato chiesto contro, diciamo, i principi europei vigenti, è stato chiesto un parere all'Europa e l'Europa ha detto e ribadito no. Secondo lei questo è un progresso della democrazia oppure è in contrasto con una piena democrazia? E in aggiunta a questo, a mio parere, democrazia significa anche sussidiarietà. Alcune materie, probabilmente non quella della tassazione dei redditi di impresa, ma altre, dovrebbero essere competenza dei territori più locali che l'intera Europa e a volte anche delle stesse nazioni. Qual è il suo parere su questi argomenti? Io sono totalmente d'accordo con lei. Sono per il principio di sussidiarietà. Infatti noi abbiamo naturalmente mantenuto molte funzioni agli stati nazionali e per quanto riguarda l'Italia stiamo cercando di delegare una parte importante di queste funzioni alle regioni, ai comuni, alle province. Quindi io credo che il principio di sussidiarietà sia una delle condizioni più importanti per rinnovare la democrazia e il rapporto fra i cittadini e le istituzioni e anche per avere una maggiore efficacia delle istituzioni. Detto questo, tuttavia, nella questione specifica da cui lei è partito, io credo che questa regola europea sia sbagliata. Io l'ho apertamente contestata al Consiglio europeo di Lisbona, anche ottenendo che si aprisse un varco nel documento conclusivo, dove per la prima volta ci si riferisce alla possibilità di politiche fiscali articolate anche su scala regionale. È una regola che viene fortemente difesa da quei paesi, come la Spagna, come il Portogallo, come la Grecia, come l'Irlanda in modo particolare,
che ne hanno complessivamente un vantaggio. Mentre, per ragioni comprensibili, perché possono, essendo paesi che hanno un tasso di sviluppo più basso, possono praticare politiche fiscali di concorrenza fiscale su scala nazionale, cosa che oggi l'Europa consente. Il paradosso è che l'Europa non consente politiche articolate all'interno di singoli stati, ma consente una concorrenza fiscale fra gli stati. Ed è una regola che è molto svantaggiosa per l'Italia e per la Germania, in modo particolare. Per un lungo periodo è stata svantaggiosa solo per l'Italia, per cui la possibilità di cambiarla era pressoché nulla. Adesso che è svantaggioso da qualche tempo anche per la Germania, abbiamo qualche possibilità in più, diciamo, come ovvio. Diciamo. Però vede, c'è poco da fare, un processo di democrazia sovranazionale comporta una cessione di sovranità. Una cessione di sovranità comporta dei vantaggi, e quelli sono innumerevoli, diciamo, e anche degli svantaggi. Questo è uno svantaggio. Se si sta alle regole, non ci si sottrae alla regola, si cerca di cambiarla. Attraverso la revisione dei trattati, attraverso il confronto, attraverso il dialogo con gli altri. Io però non esito a dire che quella regola, secondo me, è sbagliata. E che bisogna batterci per cambiarla. Ma l'idea che di testa nostra ci alziamo e la violiamo non va bene. È una cosa di quelle che non si possono fare, che un grande paese non può fare, non può proporre, non può neppure pensare se vuole essere preso sul serio dagli altri. Un'altra domanda. Buonasera. Lei ha sostenuto l'idea secondo la quale un grande merito dei partiti democratici di dopo la guerra sia stato quello di educare il popolo, educare, diciamo, le masse. Io volevo sapere se lei non teme un'educazione che si ritorcia contro il popolo, diciamo, perché comunque in Italia oggi l'individualismo qualunquista di cui parlava lei porta ad una chiusura di alcuni partiti politici contro certe culture, per esempio quella islamica o quella medio orientale. Io volevo sapere se alcuni mali che possono nascere dalla democrazia possano nuocere poi alla convivenza dei popoli. Grazie. No, io mi riferivo al ruolo che hanno svolto i partiti democratici nel dopoguerra nel nostro paese. Cioè, non c'è dubbio che in un paese come il nostro, che aveva una debole identità, debole coscienza democratica, anche perché noi abbiamo avuto una democrazia liberale, una democrazia censitaria, diciamo, un breve momento di vita democratica, poi il fascismo. E non c'è dubbio che i partiti nel dopoguerra hanno svolto una funzione importante di inclusione di masse di cittadini nella vita dello Stato. La Democrazia Cristiana ha portato per la prima volta i cattolici nella vita dello Stato italiano. Il Partito Popolare l'aveva fatto per un breve periodo del dopoguerra, ma dando una soluzione compiuta a un problema mica piccolo, quello della ferita fra l'Italia unita e il mondo cattolico. Il Partito Comunista ha educato la sinistra, il mondo del lavoro, diciamo, alla democrazia, al rispetto della democrazia, ha combattuto contro le forme dell'estremismo, dell'anarchismo. I partiti hanno svolto un grande ruolo da questo punto di vista, che poi si è via via storicamente esaurito, è una vicenda storica, adesso possiamo ragionare come... Io credo che questo ruolo è stato, per una lunga fase, un ruolo positivo. Il problema è che questa nuova fase della vita della Repubblica, questa che così giornalisticamente si chiama l'Italia della Seconda Repubblica, non ha ancora costruito, compiutamente almeno, i nuovi soggetti della democrazia. Diciamo.
noi viviamo il campo della politica che è stato occupato a lungo da grandi formazioni che avevano un radicamento, una cultura, una capacità educativa, diciamo, oggi appare più occupato da gruppi, da, sì, anche da partiti in un certo senso, diciamo, ma che ancora non hanno assunto quella configurazione, quel radicamento culturale che hanno avuto storicamente i grandi soggetti della democrazia italiana. E io credo che una nuova fase della vita democratica richiede un'opera più profonda di costruzione di soggetti. La democrazia non è soltanto istituzioni, classe dirigente, governo, ma è anche grandi soggetti organizzati. Oggi questi non ci sono più nella forma che hanno avuto nel passato. Probabilmente non è neppure pensabile che abbiano quella forma, diciamo, ma a partire da ciò che esiste c'è evidentemente un'opera di costruzione che deve essere svolta e che secondo me in questi anni, lo dico siccome io sono uno di quelli che ha avuto più responsabilità in tutto ciò, ecco, non è che parlo come un viaggiatore, diciamo, dico, io credo che in questo c'è stato il difetto più grande del lavoro che abbiamo svolto e avuto in questi anni. Mentre credo che sul piano, per farla all'ingrosso, sul piano del governo del paese, noi, sia pure con errori, con i limiti, in questi anni abbiamo fatto delle cose importanti per l'Italia, sul piano della ricostruzione, della riorganizzazione del sistema democratico e del rapporto fra i cittadini e le istituzioni, non abbiamo fatto abbastanza. Credo che sia evidente che staremmo ancora molto a fare domande a Massimo D'Alema, ma conoscendo i suoi tempi direi che forse c'è spazio per una domanda ancora. Ce n'è ancora una? Prego. Qui c'è una grossa o due piccole. No, niente, volevo chiedere, visto che c'è stata di recente una crisi per quanto riguardava l'energia, diciamo il petrolio, no? C'è stata quella questione. È venuto fuori sui giornali che già da tempo un nostro grande fisico con l'associazione Enea ha preparato un piano di energia alternativa. Volevo sapere come si pone, diciamo, la politica nei confronti di queste iniziative. Perché spesso quando si sentono queste cose si pensa che se ci sono queste alternative e non vengono attuate, vuol dire che forse in un certo qual modo la politica subisce forti pressioni dai poteri economici e si rischia di sbandare da quella parte a danno di quelle cose che si potrebbero realizzare per il bene comune, diciamo. E niente, volevo sapere qualcosa a proposito di questo. No. Se noi fossimo così condizionati dai petrolieri non avremmo nominato Rubbia presidente dell'Enea, diciamo, come l'ho fatto io, proprio l'ho firmato il mio pugno quella nomina, diciamo, vi assicuro, non siamo così nelle mani del potere economico. Noi abbiamo in questi anni via via investito di più nel campo della ricerca e nel campo della realizzazione di impianti per l'utilizzazione di fonti alternative di energia. Naturalmente, come il professor Rubbia sa benissimo, diciamo, si tratta di programmi che puntano a coprire il 3-4% del fabbisogno nazionale. Questo vorrei che ci fosse chiaro, perché io sono a favore delle fonti rinnovabili, eccetera, però sono contrario alla novellistica con la quale difficilmente si accendono poi le lampadine. Quindi si tratta di programmi che puntano a coprire una quota importante, ma molto limitata, del fabbisogno nazionale. Qui c'è poi chi molto più di me, professor Carpi, ha seguito questi problemi anche per un lungo periodo con responsabilità di governo. Quello che noi abbiamo fatto per ridurre l'impatto ambientale in modo significativo, invece in modo più significativo, è stato un uso più esteso del gas per la produzione di energia elettrica, che non è una fonte rinnovabile, tuttavia è, dal punto di vista ambientale, ha un impatto minore e si presenta comunque come una fonte diversa, anche se non totalmente alternativa rispetto al petrolio. Poi il prezzo, tuttavia, poi finisce per essere agganciato al prezzo del petrolio. Ma, vede, noi abbiamo fatto una scelta
paese ha fatto una scelta, che è stato quello di rinunciare all'energia nucleare. Scelta che ha avuto delle ragioni molto serie, diciamo, ma certo quella è una fonte alternativa. La Francia è un paese meno esposto dell'Italia ai contraccolpi della crescita del prezzo del petrolio, perché ha una rete molto significativa di centrali nucleari. Noi non le abbiamo volute, magari abbiamo comprato l'energia dalla Francia, abbiamo difeso la sicurezza, forse era anche giusto, diciamo, l'Italia non è un paese adatto per fare centrali nucleari, abbiamo comprato l'energia elettrica dalla Francia. Ogni paese fa le scelte che è in grado di fare, diciamo, però onestamente se uno deve pensare alla storia italiana, l'unica chance vera per ridurre in modo molto consistente la dipendenza del petrolio è stata quella. Il paese decise diversamente e poi alla fine le conseguenze sono queste. Ripeto, non ne faccio un problema drammatico, ecco, però non raccontiamoci tra di noi che adesso con il riciclaggio dei rifiuti, con il vento o con il sole, noi copriamo più di quel ragionevole 3-4% del fabbisogno. Vedo Carpi che dice massimo 3, ma lui è un industrialista terribile, diciamo. Io che sono più... ecco, sì, con l'acqua, ma il danno ambientale che si produce sono incalcolabili. Quindi io dico, noi abbiamo un problema serio, che è quello di rinegoziare con i paesi produttori un criterio per la determinazione del prezzo del petrolio che non può essere... Noi abbiamo una responsabilità, quando tutte le volte che parliamo con questi signori, che è capitato a me parlare con... ci dicono, ma sì, voi avete ragione, bisogna determinare una banda d'oscillazione, ma quando costava 8-10 dollari non avete avvertito questa preoccupazione di stabilire un prezzo equo, diciamo? Hanno anche le loro ragioni, anche i produttori, diciamo, non è che hanno torto, però indubbiamente alla fine è interesse di tutti, ecco, che ci sia una politica dell'uso di questa risorsa, che sia una politica ragionevole, è un prezzo che non determini turbamenti non sostenibili nell'equilibrio economico internazionale. Questo è il punto sul quale applicarsi, che è un problema politico, sa, perché io sono convinto, e non, credo di non sbagliarmi, che un punto cruciale di questo problema è nella soluzione del problema dell'Iraq. Perché ritengo che la politica sbagliata che la comunità internazionale ha fatto nei confronti dell'Iraq sia una delle ragioni che hanno fatto schizzare il prezzo del petrolio a 30 dollari al barile. Comunque, per il resto, diciamo, le proposte del professor Rubbia sono all'attenzione del governo, che in parte le ha già finanziate con questa finanziaria, in parte le finanzierà. Sono molto importanti, però soprattutto sul piano della ricerca, sul piano della risposta qui e oggi al problema dell'aumento del costo del petrolio, hanno un impatto limitato. Ti ringraziamo moltissimo per questa conferenza che ci hai fatto, per la sua ricchezza, per le tue risposte. Io vi ringrazio molto.